Viva il Partito Comunista! Viva la rivoluzione! Internazionale e bandiera rossa. Sembra un tuffo nostalgico nel passato, ma a cantarla erano i delegati al congresso del Partito Comunista il 21 e il 22 gennaio 2017 al centro di Via Frentani a Roma. Ad accompagnare il segretario comunista Marco Rizzo, pure le delegazioni un po' fanè degli altri partiti comunisti esistenti nel mondo, in Francia, Spagna, Svezia, Russia e le ambasciate dei paesi falce e martello, da Cuba alla Corea del Nord. Non la Cina, che è entrata nel mirino di questo congresso per il suo revisionismo capitalistico. Potrebbe essere un film in bianco e nero, tratto da qualche archivio storico, ma attenzione, perché i comunisti non sono proprio scomparsi in Italia. Anzi, in sala ci sono non pochi giovani, e Lorenzo Lang, il ragazzo che guida il fronte della gioventù comunista, ha pure raccolto voti pesanti alle elezioni studentesche, conquistando la guida della consulta degli studenti medi a Milano e provincia con più del 40% dei voti e andando a doppia cifra anche in molte università. Ma al congresso Rizzo ha puntato tutto sul modello diverso di costruzione di una società, raccontando un mondo dove pochissimi ricchi hanno lo stesso peso di miliardi di persone e fantasticando sul grattacielo dei miliardari nel cuore di New York. Vorrei partire con una metafora edilizia. A New York stanno costruendo grandi grattacieli per i grandi ricchi del mondo. Sono molto speciali. Hanno appartamenti da 800 metri quadri con viste mozzafiato. Quello di isolarsi in un nido sopra Manhattan sembra il sogno di molti miliardari. Chi ci abiterà? Industriali indiani, cinesi, sceicchi ancora pieni di petrodollari, oligarchi russi, ma anche imprenditori e finanzieri americani ed europei. In quella zona di Manhattan una concentrazione impressionante di opulenza in poche mani, il vero potere del mondo. Un fenomeno che la rivista Fortune rende in cifre. Ad esempio, il costo dei 104 appartamenti di quella torre che vi dicevo a Park Avenue sono 3,12 miliardi di dollari. È una cifra che supera il valore di tutti gli edifici residenziali di Trenton, che è la capitale del New Jersey. L'indigenza si sta estendendo anche in nazioni che finora non erano state interessate dalla povertà. Sono 900 milioni, quasi un miliardo, le persone che vivono in povertà assoluta. Il problema della povertà può essere affrontato non parlandone, ma eliminandone le cause strutturali che provocano le ingiustizie. E questa possibilità oggi ha un solo nome, la società socialista.